Valentina Ghio, sindaco di Sestri Levante in Latteria, per parlare di raccolta differenziata, perché recentemente la Regione Liguria ha diffuso i dati relativi al 2016 e sono dati molto positivi per il comune di Sestri Levante, che si dimostra ancora una volta virtuoso. Infatti ha superato addirittura la quota del 75%. Ecco, come si è arrivati a questo risultato così importante? Si è arrivati attraverso un percorso che è partito poco più di 2 anni fa. Il comune di Sestri Levante, pur avendo sul territorio i cassonetti della differenziata, non riusciva a superare il 30-32% di percentuale, quando sappiamo che il limite di legge è il 65%. Allora abbiamo impostato all'inizio del 2015 un sistema misto fatto di prevalenza di raccolta porta a porta, quindi con i mastelli, con insomma, i cestini che ogni utenza domestica ha nella propria abitazione, e poi alcuni cassonetti stradali per le situazioni più complesse da gestire col porta a porta. Abbiamo fatto una grande attività di incontri con i cittadini, abbiamo incontrato circa un terzo dei cittadini di Sestri Levante per spiegare le modalità, e in poco più di 2 anni siamo arrivati ad avere appunto la percentuale del 75,6, quindi una grande soddisfazione, un primato ligure che ci rende molto orgogliosi. Ecco, voi avete anche puntato sul concetto del riutilizzo, che ha avuto un ottimo riscontro da parte dei cittadini. In che modo? Sì, il nostro progetto ha visto appunto, oltre alla partenza della raccolta, con queste modalità abbiamo anche, come dire, cercato di sanzionare i comportamenti non virtuosi, quindi c'è stato anche un percorso prima di attenzione, di comunicazione e poi di vera e propria sanzione verso i cittadini inadempienti, ma siamo arrivati anche ad offrire ai cittadini un servizio ulteriore per cercare di non trasformare in rifiuto quegli oggetti, che ognuno in casa ha, ma di cui si deve liberare. Si vuole liberare. Quindi abbiamo creato un centro, proprio un centro cittadino, un centro del riuso attivo dal febbraio di quest'anno, dove i cittadini di Sestri Levante possono portare gli oggetti che non usano più e ritirare, se lo ritengono, altri oggetti che trovano in buono stato. In poco più di 3 mesi abbiamo avuto circa 1.400 persone che hanno portato o ritirato oggetti e abbiamo calcolato che circa 12.000 kg di quello che sarebbe stato rifiuto, in realtà è stato sottratto al rifiuto e diventato oggetto di riutilizzo. Ecco, questo è anche un modello sicuramente esportabile anche in altri comuni. Voi siete un comune già piuttosto grande, quindi adattabile anche a città di certe dimensioni. Sicuramente noi abbiamo impostato questo sistema dopo aver anche un po' studiato quello che avveniva in giro per l'Italia, nelle realtà più virtuose, a partire dal comune toscano di Capannori, che è uno dei più virtuosi in Italia, e abbiamo modellato il loro esempio sia di raccolta differenziata che di centro del riuso un po' sulla base della nostra realtà. Quindi, come abbiamo fatto noi, sicuramente è un modello che può essere esportato in altre realtà liguri. Grazie a Valentina Ghio per essere stata con noi su Extra Liguria a Pausa Caffè. Grazie a voi.